La mia passione per la musica nasce, penso, da quando sono nata, nel senso che è una cosa che io non so mai spiegare, quando me lo chiedono non so mai rispondere, nel senso che è una cosa che fin da piccolissima ho manifestato, proprio dopo pochissimi anni di vita. Diciamo che nella mia famiglia se ne sono accorti quando io la notte per addormentarmi avevo bisogno che mia mamma cantasse delle canzoni, proprio era un must, doveva farlo, se no io non mi sarei addormentata. E poi ho iniziato le solite cose che si fanno da bambini, le chitarre giocattolo, il karaoke, il cantatù, i concertini in casa, i parenti che dovevano stare lì a guardare. Quindi questa domanda io ti direi non lo so. Cioè, nel senso non lo so, è una cosa che viene da dentro e poi sai, si capisce se è autentica col tempo, questo sì, perché a molti bambini può succedere una cosa del genere, però col tempo se questa cosa resta, nonostante tutte le difficoltà, le fatiche, eccetera, eccetera, ti rendi conto che è autentica. Allora, un sacco di cose in realtà. Diciamo che è stata una scelta poco meditata, però di cui non mi sono pentita. Quindi già questa è una cosa ottima per me, per quanto mi riguarda. Quindi, diciamo, questa città è assolutamente solare, al di là del clima, le solite cose che sappiamo che riguardano tutta la Sicilia, quindi il mare, il sole, eccetera. Io la prima volta che ho vissuto Catania, nel vero senso della parola, quindi non sono venuta qua soltanto per trovare parenti oppure a livello turistico, ho detto una cosa, questa è una città che canta. Ho notato questa cosa, a me questa cosa mi è piaciuta tantissimo da subito, cioè la gente per strada, nonostante il periodo, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, è solare, canta. Cioè, al di là della parlata che avete, cioè, il catanese in sé è quasi un canto, nel senso che ha talmente questa cantilena che sembra che il catanese stia cantando già proprio di natura, già quando parla. Quindi questo modo, e poi insomma le cose che si sanno, l'ospitalità, tutte queste, la giovialità, sono tutte cose che non sono, non, confermo non essere luoghi comuni, cioè sono reali, assolutamente. Quindi si sta bene a Catania. Cioè, ci si sente a casa. Ho preso tutto quello che Allora, che dire, non sono uscito ormai qualche tempo fa, nel aprile 2012. È un disco, dico sempre, l'ho detto anche in altre interviste, che è un disco che doveva essere così, nel senso che è un disco che mi rappresenta in quel momento. Poi, sai, col tempo. Si cambia, ci si modifica, si cerca di evolvere, non è detto che sia così, però ci si prova e quindi poi magari tante cose uno si riascolta e dice, ah, tante cose non le rifarei esattamente come le ho fatte prima, certi brani chiaramente uno li sente più suoi a distanza di tempo, altri un po' meno, ma è giusto che sia così, è l'evoluzione naturale di chi scrive, di chi fa musica. Quindi diciamo che rappresenta me di quel momento e non è, col senno di poi dico che non è un caso e lascio insomma questa cosa così un po' in sospeso che non è un caso che si intitoli non sono.